troppo poco tempo, però quello di cui, scusate, sono un po' raffreddata, quello che penso è che comunque la mia scelta è stata ponderata, è stata giusta, non ho avuto nessun rimpianto, ho passato tantissimi anni splendidi che non rimpiango, però era giusto in questo momento cambiare pagina. Ho dato tutto al tennis, il tennis mi ha dato tutto e tante volte si deve essere bravi anche a saper cambiare qualcosa nella propria vita. Hai detto di non avere nessun rimpianto, però tanti slam vinti con Sara Errani, anche quella finale con Flavia Pennetta. Qual è il ricordo più bello che hai di questa carriera? Beh, ne ho tanti, fortunatamente ne ho tanti. Come hai detto tu, la finale, vabbè, Serena, la finale con Flavia, 4 Fed Cup, tutti gli slam con Sara. Uno in particolare, guarda, ti dico Serena Williams, la vittoria con Serena. E in doppio ti dico Wimbledon e a squadre ti posso dire la vittoria contro la Russia a Cagliari. Come stai vivendo l'affetto della gente di questi ultimi giorni? È bello, lunedì è stato splendido entrare sul Pietrangeli strapieno e il pubblico italiano mi è sempre stato vicino ed era giusto smettere qui, era giusto salutarli, ringraziarli, mi hanno dimostrato sempre tantissimo affetto e sono stati anni lunghi, però ci sono sempre stati e anche l'aver smesso sono comunque sempre presenti, mi fermano, mi chiedono la foto, mi chiedono l'autografo ed è bello, significa che ho lasciato un bel segno e comunque tutto il pubblico lo porterò sempre con me. Giudizio, com'è stato il torneo degli italiani, in particolare quello di Fabio Fognini che oggi è uscito con Nadal? Purtroppo ho seguito Fabio sul cellulare, purtroppo non ero qui, però vabbè, contro Nadal si sapeva che era difficile, peccato. Ho visto solo il risultato, quindi non posso parlare della partita, però Fabio sta giocando bene, ha un grandissimo potenziale e questa partita, anche se è andata male, penso che comunque qualcosa di positivo sicuramente ci sarà stata. Gli altri italiani? Sonego ha giocato bene, Cecchinato anche, Seppi purtroppo ha perso 7-6 al terzo, però le italiane, Sara ha perso il primo turno, però non era una partita facile, la Rosatello si è qualificata, ha vinto un gran turno di torneo di prequali e già giocare in tabellone a questa età, a questo livello non era facile, invece lei ci è riuscita, è stata molto brava. E si vince e si perde, giocare a Roma non è mai facile, c'è sempre molta pressione, il pubblico italiano chiede tanto da noi atleti, come è giusto che sia, però tante volte un atleta non è come me, non è riuscito mai ad esprimersi al meglio per la troppa pressione, comunque per la troppa voglia di far bene, però ci sono tanti giocatori e giocatrici italiani che secondo me possono e già sono forti. La senti di fare un pronostico per il tabellone femminile, questa finale, magari quale potrebbe essere? Mi trovi un po' impreparata perché non so le posizioni, chi c'è su, chi c'è giù, però ti dico che sicuramente una Svitolina sta giocando bene, mi sa che ha vinto stamattina, ha vinto l'anno scorso se non ricordo male, quindi comunque questi campi li conosce molto bene. E vedo in forma anche l'Alep, quindi non so però se si devono incontrare adesso, se si incontrano in finale, però io ti dico una delle due, secondo me, vincitrice qui degli internazionali. Grazie. Grazie. Grazie.